No. Dang. Wait. Bene, ci siamo, stiamo per partire questa prima semifinale di questo mini torneo qui alla Thailand Fighting Spirit, Italia contro Thailandia, organizzato dal maestro Gianluca Colonnese sulla sigla della FBKBMS. Siamo qui al Pala Atlantico di Roma e assisteremo appunto a questa prima semifinale di Muay Thai. Il rito che stanno facendo ora è appunto il rito propiziatorio chiamato Run Muay Thai, questa che proviene direttamente dalla box, dalla Thailandia, ed è un rito propiziatorio e di intimorimento anche per l'atleta. Ogni scuola ha il proprio rito per favorire magari l'incontro, l'esito dell'incontro. Gli atleti davanti a noi sono, Massimo, cosi sono? Chi sono? Abbiamo all'angolo rosso Mosera Raffaele della Ram Muay Team, che si confronta con l'atleta della De Gym, Kamlali Anor. Bene, sta per iniziare la prima ripresa, vediamo subito. Fase di studio. Quella che sentite è la musica che accompagna ogni incontro di Muay Thai per dare ritmo. Un buon circolare, un buon alto calcio. Mosera in attacco. Vedete, è previsto nella Muay Thai il clinch, le ginocchiate, i calci bassi, i calci alti. Vediamo, stanno in una fase di studio dove cercano appunto di studiare, di vedere quali sono le tecniche più adatte per sorprendere l'avversario. Strategia, tattica. Calcio frontale alla gambe. Buon circolare di Kamlali, che prende le distanze. Bene. È ancora in clinch. Beh, in questo momento c'è questa fase di clinch. Bel frontale. Buon calcio frontale, Mosera prova uno sbilanciamento, ma nulla di fatto. Penso che Mosera è un po' intimorito dall'esperienza del suo avversario. Che ne pensi, Mario? Sì, vedo che sta veramente reggendo i colpi. Mosera, eh? Molto bene, sta cercando le distanze. Comunque assorbe bene i colpi. Mo' calcio frontale alle gambe. Ecco, serie qua di braccia. Ottimo di il low kick. Kamlai si lamenta per un colpo che ha sfiorato il linguine. Era un calcio basso, linea interna. Bene. È interessante vedere come parano bene i calci. Bellissimo calcio al viso, alto. Bene, top. Finisce la prima ripresa. Attendiamo adesso questa seconda ripresa e vedremo subito che tipo di strategia useranno i due atleti. Seconda ripresa. Parte.
bei calci alti subito di Camlai. Buonissimo questo circolare alto di Muslera. Fase ancora di concitata. Clinch con ginocchiate. Sembra Mosera che sta attaccando di più, probabilmente ha trovato le misure adatte per iniziare l'azione di combattimento. Sta attaccando di più, Mosera sta attaccando di più. Camlali sicuramente con la sua esperienza riesce a bloccare gli attacchi di Mosera, ma vediamo comunque sia Mosera più predisposto all'attacco. È più determinato, adesso lo vedo più determinato, forse ha rotto il ghiaccio, come si dice, e fa valere la sua tecnica. Buona ginocchiata di Mosera. Bene. Ecco, sono previste anche le gomitate, infatti indossano delle gomitiere i due atleti. Una fase prolungata di clinch attivo. Ed ecco la distanza di nuovo. Ottimo lo kick. Interessante questo diretto. Bene. Attacco di braccia concluso con la ginocchiata. Bene. Anche questo secondo round. Questo secondo round, che dici Massimo? Io lo giudicherei più a Muslera perché è stato più determinato, ha attaccato di più, ha fatto qualcosa di più. È stato in attacco e secondo me ha piazzato bei colpi. Che tipo di tattica useranno? Ecco, bello queste cose, gli atleti comunque grande sportività che sono negli sport da combattimento si vedono. Determinato. Un ottimo blocco, un blocco con calcio alla gamba. Beh, vediamo Camlali che adesso sta cercando l'attacco, probabilmente purtroppo sa di stare, di essere in leggera minoranza di colpi, quindi comunque Mosera vedo che risponde colpo su colpo, è molto attivo. Nonostante cerchi il clinch, comunque è molto attivo. Fase di clinch un po' concitata. Comunque ripeto, è un clinch attivo, quindi l'arbitro non interrompe finché non vanno in passività, come in questo momento, vedete, c'è l'interruzione e quindi riprendono il centro. Preparazione della tecnica. Muslera cerca più le braccia mentre Camlai cerca le gambe. Buono, ottima questo low kick in uscita. Ancora clinch. È stata una spinta. Ricordiamo che nella Muay Thai si possono fare le proiezioni e sbilanciamenti. Vediamo Mosera comunque in attacco. Sta utilizzando più le braccia. Calcio alto di... Molto interessante questa azione. Una gomitata girata che non è andata a segno. Ed è terminato questo match. I due atleti al centro del ring. Adesso la lettura dei cartellini da parte degli arbitri, dei giudici. Sta salendo lo speaker appunto per l'annuncio di questo verdetto. Vedremo subito se l'impressione tua, Massimo, è quella giusta. Ladies and gents, the winner quindi is the blue corner. Hanno forse... Ha vinto Camlali.
ci assistiamo ad assistere all'altra semifinale dei 73 kg, dove di fronte sono all'angolo rosso Meoni Martin, all'angolo blu il forte thailandese Sor Kim Lee Simsamasut. Tutto è quasi pronto, l'arbitro centrale è il signor Claudio Aveni. Tre riprese da due minuti, vediamo subito l'inizio del match. Fase di studio. Massimo, il thailandese è veramente molto forte, ha un curriculum di tutto rispetto. Assolutamente sì, come tutti i thailandesi nelle Muay Thai sono sicuramente grandi atleti, grandi fuoriclasse. Temibile. Vediamo subito dei low kick molto ben assestati. Ha tentato una gomitata girata, non si è fatto sorprendere Meoni. Molta attenzione alla esperienza del thailandese. Incontro subito duro, subito incontro dove si scambiano dei colpi duri. Ma ricordiamo che i thailandesi sono esperti. Buono questa sorpresa. Assolutamente Meoni però non si fa trovare impreparato. Molto impreparato bene. Dall'azione del thailandese. Interessante questo low kick. Una buona intensità da subito, eh? La gomitata del thailandese che tenta di sorprendere Meoni. Le gomitiere si spostano subito. Quindi è importante che siano rimesse al posto giusto. Potente low kick del thailandese, come vedete tira senza preoccuparsi di nulla, esperto anche nel clinch, si prepara la strada, vedete, per le ginocchiate e tiene distante, quasi chiude gli occhi al suo avversario. Si vede l'esperienza del thailandese, comunque si vede molto, Massimo, l'esperienza. Sì, vediamo il thailandese proprio che è padrone del ring. Quindi assisteremo sicuramente a una seconda ripresa dove Meoni cercherà di far valere la sua tecnica. Il ring è un po' scivoloso, ma vediamo che i secondi asciugano gli angoli. E parte la seconda ripresa. Molto attento il thailandese, concentratissimo. Fortissimo low kick di preparazione. Low kick destro sulla gamba sinistra di Meoni, che vedo arrossata. Molto potente, molto tecnico. Ancora continua con questo low kick a martellare la gamba avanti. Buona reazione di Meoni. Ma il thailandese mi sembra più solido, Massimo. Io credo che il thailandese lo vedo più solido. Come il thailandese, sì, mi dà l'impressione di essere più solido, di avere colpi più duri. Probabilmente sta puntando la gamba anteriore di Meoni. Ma vediamo che Meoni riesce comunque sia a controbattere, vedo. A rispondere colpo su colpo. Incontro molto interessante. Ripeto, questa è la seconda semifinale dei 73 kg. E poi più tardi si incontreranno il vincitore di questa semifinale, si incontrerà col vincitore Kamlali dell'altra semifinale dei 73 kg. Sta per terminare questa ripresa. Colpo accusa sotto un colpo in basso, esatto. Che dici? Questa ripresa io la giudicherei
al thailandese, proprio per la consistenza, per la forza e la determinazione. Sicuramente. Subito azione di braccia di Meoni. È partito subito un clinch, Meoni cerca di tenerlo, dall'angolo gli arrivano delle indicazioni di tenerlo, non dargli la distanza, di lavorare a corto, lavorare proprio attaccato. Sì, a mio avviso Meoni deve cambiare strategia, sicuramente i colpi di braccia potrebbero fare la differenza. Ma intelligentemente e con esperienza il thailandese cerca il clinch per mettere i colpi di ginocchio e di gomito. Ecco che cerca di prendere dei punti con dei calci portati alle gambe. Ancora il low kick del thailandese che mira la gamba anteriore. La gamba anteriore è rossa, De Meoni è più solido l'esperienza, la solidità. Stanno facendo un po' la differenza su questo incontro, a mio avviso. Sicuramente. Vedo un po' provato Meoni, però vedo che attacca. Reagisce bene, ancora è nel combattimento. Affiora un po' di stanchezza da parte di Meoni. Buona questa azione di braccia, come avevi detto te, doveva forse puntare un po' più sulle braccia piuttosto e che... E finisce questo incontro. A mio avviso Meoni probabilmente doveva tirare più colpi di braccia. E attendiamo il verdetto. E vince il thailandese. Sor Kim Lee. Inizia questa prima semifinale dei 65 kg sulla distanza di 3 riprese a 2 minuti tra Gioisi, angolo rosso, e Cangelosi, angolo blu. Bah, sicuramente Cangelosi è un atleta molto compatto, molto esperto. Poi ha vedo... 32 incontri all'attivo contro un Gioisa che ne ha 22, Gioisi, ma atleta solido, molto coraggioso, una noto buona che, esperienza. Noto che Cangelosi è un mancino, quindi pericolosi. Siamo sempre nella fase iniziale, questo clinch previsto, quando diventa inattivo poi l'arbitro chiama il break. Buona comitata di Cangelosi. Buona risposta. Di Gioisi. Buona risposta col jab. Fase di clinch. Anche questo si preannuncia un bel match, Massimo. Abbastanza. Sì, sicuramente abbastanza... gli atleti sono atleti di valore, quindi vedremo un ottimo incontro. Buon calcio frontale. Buona lettura del tempo da parte di Gioisi. Interessante questo calcio da dietro. Gomitata di Cangelosi. Cangelosi mi sembra molto esperto con i gomiti. Essendo poi un atleta mancino è particolarmente pericoloso con la gamba arretrata. Ha provato un calcio girato Gioisi, ma ha perso l'equilibrio. Un buon diretto sinistro di Cangelosi, probabilmente,
e finisce Josie questo. Sta sfruttando male il suo allungo, cerca a mio avviso troppo la corta distanza, essendo un atleta più alto, avendo le leve più lunghe, probabilmente dovrebbe tenersi più a distanza. E parte la seconda ripresa, subito ginocchiata di Cangelosi, seconda ginocchiata. Cangelosi è partito all'attacco, ha intensificato la sua azione, chiude all'angolo. Questo è frutto della esperienza, Massimo, io credo che lui sta mettendo proprio la sua esperienza in gioco. Ho l'impressione però Cangelosi un po' più affaticato abbia subito forse il suo avversario, ma lavora benissimo. Buona gomitata di Cangelosi, sì, che sorprende di nuovo Giosi. Incontro di alto livello comunque. Prova uno sbilanciamento interrotto poi dall'arbitro centrale. C'ha un buon anticipo Cangelosi, il buon sinistro di Gioisi. Un buon sinistro che mantiene. Siamo nel fase di clinch, dove tenta delle ginocchiate e comunque fanno punteggio. Le ginocchiate assolutamente sì, anche in clinch. Accusa un po' di stanchezza. Ah! Ha sorpreso con questo high kick al viso e subito l'arbitro nemmeno inizia il conteggio perché è andato KO Gioisi. Adesso è stata un'azione particolarmente pericolosa quella che ha avuto Giosi. Ho visto appunto che si era sbilanciato e comunque non è successo nulla. Giosi è abbassato la guardia e è arrivato il circolare al viso. Quindi passa il turno Cangelosi, che si confronterà poi con il vincitore tra Kebrome Sisai e Can Nakwasar. Ciao Cangelosi! Passa il turno, c'è il finale. Ebbene, ci siamo, adesso siamo alla prima finale, quella dei 73 kg. Che vede di fronte all'angolo rosso Kamlai Anquar contro all'angolo blu Surkmlinni Simsamut, il fortissimo thailandese che abbiamo avuto il piacere di vedere prima. Si affronterà sulla distanza di 3 riprese da 3 minuti. Abbiamo assistito alla forza del thailandese, alla sua esperienza, vedremo adesso anche la tecnica di Kamlai. E subito parte il thailandese con un calcio alto. Un clinch, rigore al clinch Kamlai. Sumkli Sinsamut cerca di trovare le distanze. Buone due gomitate del thailandese Kamlali, sbilanciato poi dal thailandese. Prova di tecnica di pugilato Kamlai. Il thailandese è un po' sorpreso da questo inizio di Kamlai. Sì, sicuramente lo vedo un po' disorientato, ma sicuramente bella gomitata
Ottima gomitata. Una gomitata pazzesca che fortunatamente non è andata a bersaglio. Thailandese è sicuramente più esperto con i gomiti. Senta un gomito esterno. Ancora il gomito del thailandese molto pericoloso. Tenta ancora una gomitata. Ancora una gomitata del thailandese. Vediamo che Kamlai risponde. Fa dei cenni d'assenso. Secondo me questo è perché ha accusato la gomitata, Massimo. Sicuramente, sì, lo vedo un po' più frastornato. Ottimo questo medio kick. Tenta una gomitata dalla lunga distanza. Sumkli. Molto pericoloso il thailandese in clinch. Vediamo Kamlali comunque che riesce a difendersi, prova a colpire le gambe con le ginocchia. Ricordiamo che comunque il clinch è una fase attiva dove c'è del punteggio, quindi ha tentato un calcio alto ma risponde subito alla gomitata e finisce questo primo round. E parte la seconda ripresa. Vediamo adesso che tipo di tattica. Bellissimo, con bel diretto destro. Bel diretto destro di Kamlai. Sukmi Lee cerca di proteggerci nel corpo a corpo, ma Kamlai mi sembra determinato. Riesce a assorbire bene, tenta le gomitate. Simnasut ottimo questo diretto, buono. Vediamo Kamlali in attacco. Sicuramente il thailandese ha subito. Accusato questa gomitata. Ha accusato la gomitata. E ha piegato nettamente. E penso che non ce la stop, faccia. Stop, è tagliato anche. Quindi sospende il match. Sospende il match l'arbitro. Sorprendente incontro. Sorprendente fine di questo incontro. Che vede Kamlai mettere fuori combattimento Sur Kim Lee al secondo round. Finale 65 kg, 3 riprese da 3 minuti. Atleti sicuramente di valore. Indipendentemente dal vincitore sarà un bel incontro. Quebron contro Cangelosi. Tutto è proprio pronto, adesso la prima ripresa. Vediamo su Cangelosi, guardia mancina, subito cerca di testare la distanza con il calcio circolare da dietro. Vediamo se in fase di studio. Buon low kick sulla gamba davanti. Risponde molto bene Quebron, si sai, agli risponde attacchi bene, di Cangelosi. Risponde bene Quebron, sicuramente molto attento. Sono molto attenti, molto pronti, molto concentrati.
non è da poco vincere questa finale in questo bel torneo organizzato dal team colonnese, dalla Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai e Savate. Vediamo ancora nella fase di studio, prova, approccia dei calci per saggiare la distanza, manda a vuoto questo circolare alto, fa i kick. Sicuramente atleti che si temono. Ah, interessante questo attacco con la gamba da dietro di Cangelosi. Ottimo low kick sulla gamba anteriore. Sono molto concentrati, molto attenti. Bella. Sorpreso Cangelosi da un calcio che ha risposto a sua volta con low kick e proiezione a terra. Molto tecnici. Vediamo che tenta delle finte Cangelosi per produrre poi dei colpi efficaci. Vediamo Cangelosi un po' più attivo rispetto a Chebron. Bellissima schivata, che bellissima schivata in flesso torsione di Cangelosi sul diretto destro di Chebron. E finisce questa prima. Cosa dici, Massimo? Equilibrato? Beh, io ho visto Cangelosi un po' leggermente più attivo rispetto a Chebron. Anche io. Sicuramente deve fare qualcosa di più. Vedremo subito. Riuscirà a trovare le distanze adeguate e la strategia giusta per poter vincere questo incontro. I soliti colpi di assaggio, di preparazione di Cangelosi. Bel diretto sinistro, ha tentato. Bel calcio basso. Sì, che però che mi sembra variare, troppo passivo. Cerca troppo di variare passivo. Cangelosi dalle braccia alle gambe. Ottimo low kick. Mantiene sempre la stessa distanza. Tiene avanti col frontale destro, tiene lontano Chebron. Chebron deve sicuramente attaccare e tirare più colpi. Ci sembra un po' spento rispetto all'incontro precedente. Ha tentato adesso questo timido attacco, ma subito Cangelosi contrattacca in modo più efficace. Bel colpo, ancora un diretto sinistro di Cangelosi. Ancora il diretto sinistro, vediamo che tenta con dei spostamenti di tagliare l'asse di combattimento di Chebron. Si deve fare qualcosa Chebron, deve attaccare. Sta subendo troppo l'iniziativa di Cangelosi. Lo controlla bene, lo sta controllando bene con dei colpi. Un bel gancio sinistro.
una ginocchiata subito di risposta di Cangelosi. Ancora calci sulle gambe. E finisce anche questa seconda ripresa. Secondo te, Massimo, anche questa ripresa credo che sia appannaggio di Cangelosi. Sì, assolutamente, che Broma deve fare questa terza ripresa da leone, come si suol dire. Tutto su questa terza ripresa per Quebron. Mentre Cangelosi credo continuerà a controllare tecnicamente come ha fatto le prime due riprese. Sempre colpi di appoggio, di preparazione da parte di Cangelosi, che blocca ogni iniziativa di Quebron. E poi tenta, ecco qua, tenta un contrattacco ma poco efficace. Quebron. È in assoluto controllo Cangelosi fino a questo momento. Ho l'impressione che Quebron cerca il colpo del KO. Risolutore, colpo singolo, il cosiddetto colpo del KO, ma Cangelosi è troppo esperto, sempre molto attento, molto vigile. Sempre a controllo della situazione, blocca ogni iniziativa Cangelosi. E poi spara dei calci bassi. Alternandoli a calci medi, vediamo. Ottimo il diretto sinistro di Cangelosi, scelta di tempo, di incrocio. E continua il suo martellamento alle gambe tecnico. Mantiene la distanza e il controllo del match. Buona ginocchiaia di Cangelosi, che ha mandato poi a vuoto l'attacco. Ottimo di spostamento. Bell'atleta Cangelosi, molto tecnico, molto tecnico, attento, esatto. Esperto. Non spreca nulla, ragiona. Ah, è stato sorpreso da un diretto destro di Quebron, ma ecco che subito riprende il controllo del match. Pochi secondi ancora al termine di questa ripresa. Un accenno d'attacco di Quebron, ma neutralizzato da Cangelosi. Un po' sacco Cangelosi, ma però ha portato a termine presente. Molto bene. Ha portato a termine questo match controllandolo dall'inizio alla fine. Credo che il verdetto non ci siano dubbi, che dici Massimo? Assolutamente. Quindi aspettiamo adesso il verdetto di questo, di questa finale dei 65 kg. E vince Cangelosi Sean. Siamo al match clou della serata tra due atleti veramente forti, Gabriele Casella al limite di 78 kg e Sean Kingsley e Capoc. Possiamo dire quindi tutto è pronto? Sì, direi proprio di sì. Questo incontro di grande spettacolo. Thailandese, noto un atleta molto solido. Vediamo subito. Atleta Mancino. Mancino. Ottimo,
primo approccio di Gabriele che assaggia la distanza. Vediamo. Vedo il ring un po' scivoloso. Bel calcio girato, bel calcio girato di Gabriele Casella che sorprendeva, ha sorpreso il thailandese Sorkim Lee e Kapop. Incontro molto tecnico, da attenzione. Vediamo che Gabriele Casella mantiene la distanza e prova con un diretto destro. Ottimo questo calcio alto. Prova le braccia Casella e circolare. Merito. Circolare. Circolare al viso. Alla... Impressionante. Impressionante al viso. Impressionante questo circolare. Questo circolare che ha sorpreso il thailandese, ma spedendolo a KO alla prima ripresa. Speriamo nulla di grave. Ma è stato sorpreso da un calcio circolare con la tibia. E quindi è ufficializzato questo incontro vinto da Gabriele Casella con un fulmineo calcio. Io penso che possiamo salutarci a nome mio, Mario Carella e Massimo Liberati. Un saluto a tutti quanti. Grazie. Grazie a tutti.